una sfida senza esclusione di colpi, quella tra Ciliberga e Legnago, nel turno eliminatorio di Coppa Italia, con le due squadre che fin dal primo minuto si affrontano a viso aperto, dando vita ad un confronto appassionante e senza attimi di pausa. Carobbio, costretto a rinunciare a Licini, sposta Sanni sulla destra senza derogare dal 4-3-1-2, su cui la squadra ha costruito le proprie certezze. Il Legnago risponde con uno schieramento speculare. Si gioca a casa Cini sotto un caldo opprimente, ma i gialloblu, padroni di casa, dopo neanche un minuto confezionano la prima occasione. De Angelis legge bene il passaggio di Mozzanica, ma la sua conclusione è murata al limite dell'area piccola. Ancora De Angelis cerca di firmare la prima rete ufficiale della stagione, ma sul suggerimento di Mozzanica, innescato a sua volta da Confalonieri a conclusione di una bella azione corale, il tiro dal limite trova la deviazione decisiva di Enzo in angolo. Due minuti e a salire sugli scudi è Valtorta, già in forma campionato, quando sul gran tiro dalla distanza di Barone si allunga alla sua destra deviando con la mano il pallone sul palo ed evitando la rete sulla carambola successiva. Risposta immediata degli uomini di Carobbio con un tiro dalla distanza di Confalonieri al nono di poco alto sulla traversa. Al tredicesimo si salva ancora la difesa del Legnago. Scende Sani sulla destra, traversone basso su cui fa vero Confalonieri, dietro di lui De Angelis appoggia per la corrente Pasotti che non trova il pertugio giusto per andare a conclusione permettendo alla difesa di liberare. La rete è però nell'aria ed arriva un minuto dopo al termine di un vero assedio gialloblu. Girata di Confalonieri in aria murata, sassata di Franzoni, indemoniato, che scaglia un destro su cui si oppone Enzo. Riprende palla lo stesso Franzoni, ma il suo cross è sballato. Pasotti raccoglie e rimette in mezzo, innescando un flipper tra i difensori del Legnago, spezzato da Mozzanica, murato anche lui. Ma nel rigliare Botturi colpisce il sedere di Capitan Bondioli, con il pallone che carambola in rete. Il vantaggio è più che meritato, ma il Legnago, neanche 60 secondi dopo, ha subito l'occasione per pareggiare con Barone, che per questione di millimetri manca la deviazione vincente di testa davanti a Valtorta. Si passa al 23esimo, quando, su una velenosa ripartenza del Legnago, è strepitoso il recupero di Capitan Minelli su Barone a sventare la minaccia. Cicarevic ci prova al 31esimo, trovando attento Valtorta sul suo tiro dalla distanza bloccato in due tempi, mentre al 34esimo è decisivo Sanni nell'anticipo su Torelli, ben appostato sul secondo palo, sul traversone rasatella dalla destra. Il Ciliverghe macina gioco e situazioni da rete senza riuscire però a finalizzare la mole di occasioni, come al 32esimo, quando un rapido scambio tra Confalonieri, De Angelis e Pasotti porta quest'ultimo a seminare il panico in aria senza riuscire a trovare De Angelis per la chiusura della combinazione. Sempre De Angelis continua nella sua personale ricerca della rete, a cui si oppone ogni volta la difesa del Legnago, come al 36esimo, quando, dopo l'ennesima discesa di Franzoni sulla sinistra, sulla corta respinta della difesa, il numero 9 cerca il piazzato, senza fortuna. Due minuti dopo reclama, a ragione, il Ciliverghe per un rigore non concesso su Confalonieri su cross di Menni. È evidente la trattenuta in area ai danni della punta. Proprio Confalonieri al 40esimo è protagonista con De Angelis di una bella triangolazione in area, su cui è decisivo l'intervento di Enzo ad anticipare il numero 9 gialloblu, pronto a colpire al limite dell'area piccola. Ancora De Angelis al 42esimo, ancora murato dalla difesa veronese. Un minuto dopo e poi Valtorta a compiere un nuovo grande intervento sul colpo di testa di Barone, fermato però da posizione di fuorigioco. L'ultima emozione del primo tempo è di marca ospite, con la sassata dalla destra di Cicarevic che lambisce il palo alla destra di Valtorta, deviata quel tanto che basta da Vesani per evitare il pareggio del Legnago. Se il primo tempo è stato un susseguirsi di occasioni ed emozioni, la ripresa non è da meno, con le squadre che scendono in campo senza variazioni dei due undici titolari, tornando immediatamente a darsi battaglia. Al quarto ci prova Iabre, con una girata mancina dal limite, controllata da Valtorta e destinata all'esterno della rete. Minelli al settimo è nuovamente imperioso nel dire di no a Barone in piena area. E dopo i due pericoli passati, il Ciliverga alla prima occasione raddoppia e lo fa di classe. Mozzanica dal limite pennella una punizione a scavalcare la barriera che gela Enzo e vale il 2-0 per i gialloblu. Gli ospiti vanno in difficoltà e gli uomini di Carobbio premono sull'acceleratore. Al 15esimo serpentina di Pasotti in area, ma il tiro del fantasista da centro area termina alto. Al 20esimo Mozzanica dalla distanza trova l'opposizione di Enzo. Tre minuti dopo, fuga del neo entrato Berta sulla sinistra, gioco di gambe delude il difensore e servizio al bacio per la corrente Pasotti, murato al momento del tiro. Sul proseguo dell'azione è Franzoni ad andare dalla conclusione con Enzo a bloccare il tiro. Ancora Pasotti, un minuto dopo, sulla fascia opposta, sguscia tra due avversari entrando in area e scagliando un mancino su cui si oppone come può Enzo. Sulla respinta si avventa De Angelis, ma la sua ribattuta è alzata in angolo. Dal calcio piazzato svette in area lo stesso De Angelis, ma Enzo, ancora una volta, dice di no.
La partita è vibrante ed ha senso unico, ma tutto sta per cambiare. Al 29esimo Valtorta subisce fallo in area da Barone. Il battibecco tra le due squadre è però a centrocampo per un'azione precedente e dalla ripresa del gioco il Ciliverghi è nervoso e distratto. Mozzanica al limite dell'area perde palla, Valtorta mura Barone, ma sulla ribattuta della punta nulla può. La gara si riapre. Di nervi il Ciliverghe cerca il nuovo allungo. Prima al 35esimo con una girata improvvisa di De Angelis sulla linea di fondo che sbatte sulla coscia di Enzo. Poi al 38esimo quando nuovamente De Angelis, servito dalla sponda di Mozzanica, prova la semirovesciata sbucciando il pallone al momento dell'impatto. Immediato ribaltamento di fronte con Valtorta a superarsi con uno strepitoso colpo di reni sul ravvicinato colpo di testa di Barone già pronto ad esultare. Proprio nel momento in cui il Ciliverghe sembra aver ripreso le redini della gara, una nuova palla persa da Mozzanica sulla tre quarti avversaria innesca la ripartenza veronese con Farinazzo. A conclusione del contropiede, bravo nel servire sul secondo palo Barone, che da due passi insacca il pallone del 2-2. Il Ciliverghe rischia anche di perderla, in preda ad una crisi di nervi, quando al 43esimo, su calcio d'angolo, Bondioli in corna di testa centro area botta sicura. A negare la vittoria Legnago è ancora una volta uno strepitoso Valtorta che respinge il pallone. Si va ai rigori, con ancora Valtorta protagonista, con due respinte che significano passaggio del turno deciso solo al quinto rigore, dopo la traversa colpita da Sanni e le trasformazioni di Mozzanica, Berta, Franzoni e De Angelis. Domenica, a casa Cili, sarà di scena il derby contro il Brera. Whoa!